Buonasera carissimi amici, abbiamo come ospite questa sera Tony Morgan, un personaggio pubblico, autore di testi, di cortometraggi, di film, parecchi film suoi sono stati premiati e circolano in tutto il mondo. Però io, Tony, in questo bellissimo panorama, con il camminamento delle mura di Cittadella, non vorrei dilungarmi tanto. Presenta tu i tuoi film, allora, i tuoi corti. Intanto grazie dell'ospitalità. Ho fatto 8 euro, è stato uno dei... Tornando indietro negli anni 70, tutti i film con Celentano, Badantuono, i grandi che registi, lasciamo aperti. In questi ultimi 2 anni mi sono dedicato a questi corti che sono straordinari. 8 euro, ha vinto tutto, è come vivi un pensionato con 8 euro al giorno. E si sconta nel supermercato con gente con 2-3 milioni riesce a vivere, è una pugnalata al stomaco, ha vinto tutto veramente perché è un film esogiano. Il secondo, girato a Taormina, si chiama Solo il coraggio di non farlo, su un'amicizia, perché al momento del bisogno spariscono tutti. E questo ha vinto anche lì perché è purtroppo una tematica sociale. E poi ne ho fatti altri per arrivare all'ultimo, che è la mia scelta. È più importante diventare senatore oppure che l'amore della famiglia. Ecco, anche io parlo in questo momento d'amore, è la cosa. Poi ho fatto giornalista, che sarebbe sul bullismo, e poi il papà della miss sul mondo delle miss. Questi sono i 5, con l'ultimo che c'è da Torino, si chiama Michael la nottata, la voce Night e notte, per proprio un giornalista pazzoide. E adesso andiamo. Adesso eccoci qui con Bacio. Bacio. Questo è un'altra problematica sociale molto interessante sul discorso dei giovani. Giovani che lasciano l'Italia cervelli in fuga, potremmo dire, no? Dici qualcosa su questo problema? Allora, io quando ho scritto questo film, insieme con Roberto Arnone, che è anche l'autore e regista di questo film, abbiamo scritto questo film, io pensavo proprio al fatto che noi dobbiamo dare un segnale ai nostri giovani, perché devono fuggire tutti all'estero quando ci sono le capacità intellettuali, carismatiche di potersi mettersi insieme e lavorare qui. In questo modo svuotiamo i paesi, svuotiamo le città, lasciamo i nostri vecchi, andiamo fuori, giusto che faccio un'esperienza, ma perché non costruire il futuro qui? Questo vuole dire il film. E questo messaggio che andrà nel mondo parte proprio da Cittadella. Tant'è vero che Bacio ormai mi hanno già parlato troppo, è stato presentato pure a Stracula, Rai 2, l'altra sera, eravamo lì, abbiamo presentato Bacio, oggi abbiamo incontrato i sindaci, le massime autorità, la gente ormai, c'è una grande attesa per questo film, ma soprattutto diamo la possibilità concreta ai nostri giovani, una grande, esempio il produttore che è di Padova, che è il Veneto, e questa è una cosa importante, si è messo proprio in gioco, io pronuncio bene male la produzione, la Revolus Studio, comunque Jacopo Dotti, che è il produttore giovanissimo, che tra l'altro lui crede nel progetto, credendo lui dà un segnale positivo agli altri, coloro che hanno delle attività, che hanno voglia di mettersi in gioco. Questo è un film da vedere. Bene. Un'altra domanda. Dimmi. Perché proprio scegliere la cittadina di Cittadella, una città murata con artisticamente importante, con una storicità e con le sue tradizioni? Guarda, è uno spettacolo, è qualcosa di unico al mondo, dare la location di Cittadella, ma soprattutto i muri di Cittadella, la sua gente, la sua cordialità, e credo che sia uno dei paesi più straordinari, più belli che ci sono nel Veneto, ce ne sono tantissimi, ma questo mi ha colpito molto per la sua storia, per la sua capacità intellettuale, e è da qui che vogliamo lanciare, perché è facile lanciarlo di un paese magari dove ci sono delle problematiche, ma lasciarlo di un nord, un paese che nordista, il Veneto, l'eccellenza, e lanciare questo messaggio nel mondo, credo che sia la cosa più bella.